Buongiorno ai nostri ascoltatori. Sì, infatti sei in rappresentanza stamattina dell'associazione Artemisia Gentileschi di Paola. Ieri c'è stato un importante appuntamento proprio a Paola, perché è stato presentato, correggimi se sbaglio, il calendario delle attività 2019, i progetti e così via. Comunque sarà un anno molto importante per l'associazione di Paola. Esatto. Allora, ieri abbiamo festeggiato un anno di Artemisia, quindi il primo anno di attività, di nascita dell'associazione. È stata un'occasione per fare un po' il punto di tutto quello che è stato fatto e di quello che progettiamo di fare. Innanzitutto io voglio salutare, perché ci stanno ascoltando, tutto il direttivo dell'associazione, la vicepresidente. E non solo, gli ricordiamo che se vogliono possono vedere le nostre belle facce in questo momento anche sul sito www.rete3.tv in diretta streaming, quindi in radiovisione. Quindi salutiamo la presidente, l'avvocato Rosangela Cassano, la vicepresidente, la dottoressa Simona Nigro, e tutto il direttivo, tutta l'associazione, quindi siamo tanti. Che saranno nostre ospiti la prossima Esattamente, settimana. Sì, sì. Faremo un incontro, un po' parlerai tu con loro nello specifico dell'associazione. Allora, tornando all'incontro di ieri sera, abbiamo fatto, innanzitutto è stato un incontro molto raccolto, un po' come le nostre chiacchierate di Artemisia. L'abbiamo fatto a San Lucido, un bellissimo posto, il Borgo Resort di Ser, bellissimo, e abbiamo parlato di quello che è stato fatto, quindi di tutti gli incontri, perché dalla nostra nascita si è parlato di DDL Pillon, abbiamo affrontato il tema della bigenitorialità, le panchine rosse, però abbiamo parlato anche di violenza a 360 gradi, perché voglio chiarire che noi ci occupiamo non solo di violenza contro le donne, ma di ogni tipo di violenza. Infatti noi di questo ne abbiamo parlato già un po' di tempo fa, che esistono tanti tipi di violenza, non solo contro le donne. E a tal proposito stiamo per aprire uno sportello antiabusi, quindi anche questa è una delle tante novità di Artemisia. E durante la serata ci sono stati un po' di testimonianze di tutte le persone che lo scorso anno ci hanno accompagnato, a partire da Vera Squatrito, la madre di Giordana Di Stefano, Lidia Vivoli, che anche lei è stata vittima, cioè fortunatamente senza nessun, cioè è viva, quindi di femminicidio. Poi abbiamo avuto anche l'avvocato Gianni Casale del progetto Antea, adesso non mi viene in mente chi più. Comunque è stata una serata abbastanza intensa, sì, comunque con tanti ospiti. Esatto, e poi abbiamo presentato, come dicevi tu, questo calendario femminista della nostra socia Emanuela Andreoli. È un calendario molto particolare, perché si rifà ad ogni, sono 12 mesi in cui lei tratta un aspetto differente della violenza. Quindi partiremo il 14 febbraio alle ore 18, se non erro, aspetta fammi controllare, sì, alle 18 a Largo Sette Canali a Paola, dove ci sarà un approfondimento di questi temi. Quindi cominciamo con febbraio, poi continuiamo con marzo, aprile, maggio, quindi saranno degli incontri tematici. Esatto, saranno degli incontri tematici con professionisti, quindi ci saranno anche persone che interverranno con noi, che dialogheranno, che parleranno, e si affronterà, ecco, in maniera non troppo pesante, ma nemmeno troppo leggera, questa nuova forma di... In poche parole si cercherà di essere abbastanza divulgativi. Esatto, sì. Ecco. Sì. Diciamo che il 2019 quindi avrà anche come obiettivo quello di fare rete. Esatto. C'è bisogno di fare rete sul territorio, altrimenti poi si creano tante associazioni che, diciamo, lavorano ognuno per sé, con buone, tutti quanti hanno buone finalità, però poi
Bisogna creare la rete, c'è bisogno anche di scambio di informazioni. Sì, soprattutto bisogna, come hai detto tu, ma allora partiamo dal presupposto che la violenza, comunque qualsiasi tipo di violenza, deve essere combattuta insieme e non da soli, perché da soli non si va da nessuna parte. Quindi è importante fare reti. A tal proposito, a breve inaugureremo anche una sede a Diamante, quindi l'associazione Artemisia Gentileschi sarà anche qui sul territorio. Beh. E questo mi fa molto piacere, perché sai, è importante avere un punto di riferimento tra Paola, Cosenza, ma anche qui è molto importante, perché abbiamo una realtà molto, molto delicata. Molto particolare, sì. Io infatti anche parlando con Emanuela Sassone... E infatti noi la vogliamo salutare, perché salutiamo anche Emanuela. E anche che opera invece su San Nicolò Arcella, quindi questa zona. E alla fine abbiamo riscontrato una situazione molto particolare per quanto riguarda questa zona, perché per tanto tempo è rimasta, non dico abbandonata, però diciamo più o meno, più o meno bisogna trovare delle giuste vie di fuga, poi anche perché le persone nel momento in cui non hanno anche dei punti di riferimento hanno paura. Poi il problema principale è portare poi coloro che sono vittime di violenza a denunciare, per prevenire. Quindi bisogna lavorare sulla prevenzione. Sì, sulla prevenzione bisogna lavorare anche tanto, perché purtroppo viviamo in un non solo in un periodo, ma in un contesto abbastanza difficile. Quindi poi io voglio specificare che all'interno della nostra associazione ci sono anche uomini, quindi questa è una peculiarità, perché è difficile ritrovare all'interno di un'associazione antiviolenza o comunque che combatte la violenza uomini. Quindi questa è anche una cosa. Sì, perché poi potrebbe passare il messaggio quasi che si stia facendo una guerra di genere. Esatto. Non più, voglio dire, la tutela, la difesa della donna, cioè della donna, ma alla fine che ci sia quasi una guerra di genere. Dice l'uomo deve essere debellato, ma così non è assolutamente. No, le finalità sono tutt'altre. Sì, no. Allora, come ieri giustamente ha detto la Presidente, per noi è un orgoglio avere degli uomini all'interno dell'associazione, perché questo dimostra che ci sono uomini attenti anche al tema della violenza. Però, come già ti ho detto prima, ci sono anche alcuni uomini vittime di violenza, quindi non sono solo le donne, ma sono anche gli uomini, quindi sai... Lì forse la violenza, mi permetto di dire, la violenza è più psicologica. Sì, ci sono tanti tipi di violenza, quindi comunque abbiamo l'imbarazzo della scelta. Però se riusciamo a capire e a contrastarla, anzi a prevenire, già siamo un passo avanti. Quindi... Indubbiamente. L'educazione, quindi, sarete presenti anche nelle scuole? Ci stiamo lavorando anche su questo. Sì, adesso abbiamo questo sportello antiabusi che sta per partire, quindi è una bella cosa, è una realtà vasta, quindi comunque stiamo cercando di essere presenti su tutto il territorio e quindi iniziare poi dai più piccoli. Sì, anche perché comunque avremo una serie di incontri che adesso ovviamente non ti posso svelare, per una serie di organizzativi, motivi organizzativi, però ci sono tanti altri incontri, anche perché noi abbiamo trattato il tema del divorzio, dell'aborto, abbiamo, come anche l'associazione di Tortora Cheolab, permesso la proiezione del film di Stefano Cucchi, quindi comunque sai, ci siamo spostati anche su altri temi che non sono solo la violenza contro le donne, quindi il reato di tortura, per esempio, il problema della bigenitorialità, della tutela dei minori, quindi sai. Ci sono insomma un bel po' di cose. Ma prima di continuare voglio salutare, perché ci sta ascoltando, Orsola Silvestri da Diamante, quindi la salutiamo. Lei fa parte anche dell'associazione. Sì, quindi penso che avrà anche un ruolo attivo a Diamante quando sarà aperta esattamente la sede. Quindi
e poi la porteremo anche qui in studio, quindi per me a non parlare c'è soprattutto problema. della sede di Diamante, certo. E ecco, io volevo dire, è stata una scelta coraggiosa quella anche di inserire, di parlare della violenza delle donne sugli uomini. È stata una scelta sì. un po' coraggiosa, sì. Diciamo che dall'inizio la nostra associazione si è un po' distinta, anzi contraddistinta per questa tipologia, perché noi, la nostra associazione si chiama Associazione Artemisia Gentileschi contro ogni forma di violenza, quindi noi dall'inizio abbiamo sposato questa scelta e ne siamo consapevoli. Perché, e siamo anche orgogliose, cioè, orgogliose e orgogliosi, perché come ti ho detto noi abbiamo sia uomini che donne all'interno dell'associazione, quindi questo anche per noi è un punto importante, credo perché, sia una cosa... Sì, bisogna un attimo parlare anche di questo argomento e sì. Lo faccio proprio perché ripeto, non può passare l'idea di una guerra di genere, di una guerra fra generi. La violenza non ha né colore né genere, è una di quelle piaghe che purtroppo colpisce ad ogni livello. Esattamente. E quindi lo dobbiamo tenere sempre in considerazione. Di qui quindi la scelta di Artemisia di proprio costituirsi come associazione contro tutte le forme di violenza. Esattamente. E stavamo dicendo, quindi ci sono tante novità per il 2019. Sì, vedo i tuoi appunti. Sì, i miei appunti, ci sono tante novità. Io credo che molte di queste le debba proprio spiegare la mia presidente, perché ci tengo, siccome lei in prima persona. Sì, io ti anticipo qualcosa, però siccome lei in prima persona si è davvero spesa per fare tutto nei minimi dettagli, tutti, quindi questo vorrei lasciarlo a lei. Quello che ti posso dire è che ci sarà, come ti ho detto prima, una parte importante del nostro lavoro sarà sugli abusi, quindi ci sarà anche questa, chiamiamola così, sfaccettatura della violenza, quindi poi affronteremo anche un altro tema del reato di tortura, quindi anche questo sarà un altro approfondimento di Artemisia. Poi, come ti ho detto, questi calendari femministi, quindi affronteremo la violenza sotto diversi aspetti. E poi che cosa? Abbiamo talmente tanti progetti che in questo momento non riesco a racchiuderli in due minuti, anzi di meno, perché... E poi c'è questa sede, quindi ci saranno degli incontri sul territorio, quindi abbiamo degli ospiti, poi noi abbiamo avuto, dobbiamo dire, in maniera gratuita e comunque quasi spontanea della Commissione per le Pari Opportunità della Regione Calabria, nella persona di Nava, Emira Ciodaro, quindi comunque sai... Alla è anche importante questo, sì, abbiamo ospitato anche Toni Assunto. Cioè, il vostro progetto poi è stato davvero certo. Poi tenuto in considerazione, voglio dire, ripeto, ci sono state anche delle scelte coraggiose che forse era giusto fare. Certo. Quindi detto questo, cara diretta, per chi si vuole mettere in contatto sì, con voi? Sì, allora, noi abbiamo una pagina Facebook, Associazione Artemisia Gentileschi, siamo presenti sui vari social, abbiamo anche un sito che è Associazione Artemisia Gentileschi, comunque sulla pagina ci sono tutti i riferimenti, sì. Quindi è possibile visitare quello che abbiamo fatto, vedere un attimo la nostra associazione, di cosa si occupa, e poi ci sono tutti i vari riferimenti, c'è la presidente per chi la volesse contattare, l'avvocato Rosangela Cassano, anche lei è rintracciabilissima soprattutto su Facebook e non solo, la vicepresidente, la dottoressa Simona Nigro, quindi abbiamo la sede a Paola, perciò per qualsiasi cosa... In attesa di quella di Diamante, sì, ricordiamo, sì. Siamo ai saluti finali, però esatto. È giusto aggiungere anche
Un'altra cosa importante di questa associazione. Sì, che appunto in quanto associazione noi non percepiamo finanziamenti, niente, quindi quello che facciamo lo facciamo proprio perché crediamo in questo e perché vogliamo farlo, quindi anche le consulenze legali e tutto sono assolutamente gratuite, quindi questo lo voglio specificare perché sai, tante volte magari è capitato di dire anche di sentire altre situazioni, quindi io lo voglio specificare, noi siamo un'associazione di volontariato, quindi contro ogni forma di violenza, perciò questo ci tengo ma è giusto ripeterlo perché tante volte tante persone magari si fanno anche il problema di questo. Sì, assolutamente. Cioè, invece non vi preoccupate, sono associazioni che nascono senza fini di lucro. Esattamente. E così deve essere. Esatto. È anche bene ribadirlo. E allora, cara diretta, io ti ringrazio per essere stata in nostra compagnia. La prossima settimana, quindi, o quanto prima, organizzeremo. Però avremo qui anche presidente e vicepresidente dell'associazione Artemisia. Poi per qualsiasi informazione, diciamo che possiamo tranquillamente utilizzare anche questo canale perché assolutamente, questi sono argomenti di cui non bisogna mai smettere di parlare. No, assolutamente mai. Ecco. Mai. Quindi se vogliamo davvero dare anche un ruolo sociale ai mezzi di informazione. Sì, esattamente. Altrimenti poi la cronaca si consuma velocemente. No, anche perché le ultime ore si sono contraddistinte anche per altri due casi. Quindi infatti, comunque, cioè come l'allerta è sempre alta, quindi perciò dobbiamo fare rete, dobbiamo cercare di fare qualcosa noi per aiutare, quindi io do l'appuntamento il 14 febbraio per chi volesse, centro laboratoriale 7 canali di Paola alle ore 18 per il primo incontro del calendario femminista. Ci sarà l'associazione Artemisia, quindi. E allora lo ricorderemo anche noi